ラジルサッカーをなめるな。Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato al consueto aggiornamento del venerdì di Captain Tsubasa Dream Team. Ragazzi, scusate il ritardo, ma oggi veramente su sto gioco per me è un'odissea. Non so se è stato per l'aggiornamento di stamattina o che cosa, ma non mi parte più Captain Tsubasa su BlueStacks. BlueStacks è l'emulatore che io utilizzo solitamente, non solo per registrare i video ma anche per fare le live. Questa cosa potrebbe crearmi qualche problema. Non è un problema di BlueStacks, perché Sensei Awakening funziona tranquillamente. Ho cancellato e riscaricato BlueStacks, nel caso fosse qualcosa del genere. Ho cancellato e riscaricato anche Captain Tsubasa. Niente, non c'è modo di farlo partire. Sarà un problema per le prossime live. Non dico tanto per i video, perché per i video, come vedete, bene o male mi arrangio. In questo momento ho collegato il telefono e quindi sto registrando praticamente col telefono collegato al PC, però per le live mi auguro che sia una cosa momentanea, che sia dovuto magari solo all'aggiornamento di questa mattina. Incrociamo le dita. Venendo a noi, bando alle ciance, aggiornamento simpatico. Io, chi mi segue su Facebook già sa che mi sono espresso ieri in merito a questi due nuovi banner che sono usciti quest'oggi. Uno dedicato ai samurai giapponesi e uno dedicato a quelli che io chiamo volgarmente i samurai stranieri. Inizialmente si pensava che questi banner fossero come quelli di inizio anniversario, quelli che ci hanno messo al 3 giugno, ovvero dei classici banner 3 più 1 con un tot di giocatori in rate up. In realtà sono sì dei banner 3 più 1, ma i rate up non sono come sembrano. Di giocatori in rate up effettivi, cioè dal classico 0,42% standard della club, ce n'è uno per banner: Matsuyama per quello che riguarda i giocatori giapponesi e Roberto per quello che riguarda i giocatori stranieri. All'interno di questa estrazione ci sono tutti i samurai usciti dall'inizio dell'anniversario fino ad oggi, che hanno un, diciamo così, una percentuale di estrazione che è inferiore a quella di Matsuyama e di Roberto, ma è superiore a quella degli SSR tra virgolette normali. Di conseguenza diciamo che possiamo definirli dei mezzi rate up, ecco, non dei rate up veri e propri. C'è una fregatura però per ogni banner. La fregatura del banner dei giapponesi è che questi mezzi rate up non riguardano solo i samurai di questo anniversario, ma riguardano anche i samurai 97, quelli usciti a partire dall'anniversario scorso e per tutto il resto dell'anno. Non ci sono però quelli di Golden 23, o almeno così mi sembra di aver capito. Se sto dicendo una cavolata, metto le mani avanti, scusate ragazzi, ma non è che sono stato proprio a vederli tutti. Ci sono però anche quelli del 2018, il che rende queste estrazioni comunque abbastanza interessanti, perché intanto sono al 5% e non sono al 3%, e il 2,5%, ovvero la metà del rate, è dedicato esclusivamente ai samurai, ripeto, in quelli giapponesi, Matsuyama col suo bel 0,42, e poi tutti gli altri samurai vecchi e nuovi con un banner inferiore a Matsuyama ma superiore agli SSR tradizionali. Mentre invece per quello che riguarda i giocatori stranieri, la fregatura sta nel fatto che in rate up non c'è Espadas. Però d'altra parte lo sappiamo che Espadas non è un samurai. Espadas, che tra altre cose poi devo dire una postilla su Espadas, ricordatemela per quello che riguarda il nuovo evento delle medaglie. Dicevo, la fregatura tra virgolette è che non c'è Espadas. La cosa buona è che in questo caso invece i mezzi rate up sono tutti i samurai stranieri usciti da inizio anniversario ad oggi. Sia per il banner dei giapponesi che per quello degli stranieri ci sono anche i giocatori a pagamento, quindi in quello dei giapponesi è dentro anche Genzo e in quello degli stranieri è dentro anche Napoleon. Io la prima cosa che ho pensato stamattina, quando mi sono accorto di questa cosa, mi è venuta in mente la classica immagine del ragazzo che magari ha speso 90 euro, più di 90 euro, perché erano 205 Dream Ball per essere sicuri di fare tutti gli step nei banner a pagamento, che aveva speso più di 90 euro per portarsi a casa il giocatore a pagamento, magari la trovato proprio al decimo step, oggi arriva qua, fa un pull da 50 e se lo trova doppione senza spendere un centesimo.
E queste sono proprio le clubbate, quelle infamissime. Non siamo ai livelli di Roberto Regalato a dicembre, quello forse è ancora un apice irraggiungibile, però diciamo che siamo sulla falsa riga, non ci sono andati molto lontano. A partire da oggi, per i prossimi 10 giorni, ci regaleranno un ticket al giorno che ci permetterà di fare un'estrazione multi. Non guardate i giocatori che sono messi in evidenza, perché come sempre questi ticket ti mettono fuori dei giocatori. In copertina ti mettono dei giocatori buonissimi, di recentissimi e quant'altro. Poi in realtà si possono trovare giocatori anno zero tranquillamente. Io li ho estratti e ho trovato Yamada, il portiere del Real Japan 7. Per la cronaca, metto le mani avanti, ho già pullato sul banner di Roberto. Mi sono già fatto il mio bel giro da 150 Dribble, più gratuita. Tranquilli ragazzi, non ho trovato niente. Ho trovato solo Bunnac anno zero, quello con il blocco S. Però mi consolo perché ho visto il Bura. Caspita, lui gli è andato addirittura peggio. Non saranno le uniche estrazioni che farò su questo banner. Ho intenzione di pullare anche nella live di domenica, se riuscirò a farla a questo punto. BlueStacks permettendo, oppure mi dovrò in qualche modo ingegnare per fare qualcos'altro. Magari scaricherò un altro emulatore, non lo so. Adesso non ci voglio pensare in questo momento. Fatto sta che, ripeto, ho già fatto i miei pull, non ho trovato niente. In realtà le avevo anche già registrati. Il problema è che l'audio da telefono si sente niente, ragazzi. Detto veramente, si sentiva un tubo. E tanto, visto che non ho trovato niente, ho deciso di deletare tutto quanto e di non stare qua a portarvelo. Inserito quest'oggi questo nuovo evento a medaglie, classico evento a medaglie. Sì, lo so, ragazzi, che siete stufi degli eventi a medaglie, ma purtroppo, come vi ho già spiegato, è molto difficile che tornino gli eventi di accumulo, almeno a tempo breve. Il motivo è molto semplice: gli eventi di accumulo sono eventi che hanno una classifica finale. E più persone giocano, specie quando ci sono le partite condivise globali aperte come in questo periodo, e più è difficile trovare la linea. I giocatori che utilizzano emulatori con bot sono troppo avvantaggiati negli eventi di accumulo, per questo motivo che sono stati tolti, e non gliene faccio una colpa alla club, certo. Non so se non esiste il modo per prevenire questa cosa, non ne ho sinceramente idea. Però fatto sta che la motivazione è questa, quindi sarà anche difficile nell'immediato futuro tornare agli eventi ad accumulo, a meno che non decidano di cambiargli la regola e magari di trasformarli in qualcosa di un po' meno attacca al PC e gioca 24 ore su 24. Ecco, mettiamola così. Nel suddetto evento ci sono giocatori bonus, giocatori che danno dei punti bonus. Sono tutti i samurai usciti in questo nuovo anniversario, sia giapponesi che stranieri, sia da estrazione che baulati. Quindi valgono anche Brolin, che abbiamo ottenuto dalla coppa, per chi l'ha ottenuto la coppa dell'altra settimana, e anche il nuovo Oda, che è uscito quest'oggi, che tra le altre cose, per essere un baulato, non è un brutto giocatore il buon Oda, è assolutamente, e che lo comprate dal mercato stesso di queste medaglie al prezzo di 3 medaglie d'oro in soldoni. Giocate le prime 4 partite, sono solo 4 partite. Alla quarta partita, ottenendo tutti i punti, dovreste portarvi a casa 3 medaglie d'oro. Prendete subito Oda, evolvetelo ad UR e mettetelo in squadra per giocare le partite dell'evento da qui in avanti. Ognuno di questi samurai dà il 25% di bonus se portato ad UR, quindi veramente mettete dentro tutti quelli che potete. Nel mercato dell'evento abbiamo le solite cose, sono stato ad aprirlo perché da cellulare è veramente un casino fare zigzag. Abbiamo le solite cose: palle nere specifiche, palle nere generiche, ticket del reset limit break, e abbiamo una tecnica speciale di passaggio per Matsuyama, se non ricordo male, dove sì, e una tecnica S di passaggio per Espadas. Cara club, io ti prego, al Super Dream Fest non farmi Espadas attaccante, veramente, perché altrimenti mi sa che mia moglie mi deve legare a una sedia per non fare quello che abbiamo capito che sarei quasi costretto a fare. Quindi, cara club, per favore, se mi vuoi bene, se hai a cuore il mio rapporto sentimentale, la mia famiglia, non mettermi fuori Espadas attaccante al Super Dream Fest. Ma sappiamo che la club è bella simpatica da questo punto di vista, e quindi da questo momento in poi le quotazioni di Espadas attaccante al Super Dream Fest sono schizzate alle stelle. Com'è che c'è adesso l'immagine, il meme online? Stonk! Ecco quello, esattamente quello.
Preannuncio del rinnovo delle mercato delle medaglie del mercato online e del mercato delle medaglie di club, entrambi al 30 di giugno, quindi alla fine del mese, quando ci sarà il reset anche delle partite di rango. Mi devo ricordare al 29 di giocare tutte le partite che ancora non sto giocando in questo momento. Le avevo momentaneamente messe da parte le partite di rango nella speranza di trovare Roberto, e come vi ho detto oggi purtroppo la speranza è andata un pochettino a farsi benedire. Non cambio schermata per far vedere il giocatore, perché ripeto, in questo momento sto registrando dal cellulare e non sono propriamente comodo come quando sono da PC, quindi proverò a farvi una carrellata unica, ragazzi. Allora, volevo prima vedere Oda, se lo trovo, perché merita, il buon Oda. L'ho visto prima, eccolo qua, Kazumasa Oda. Kazumasa, che nome del Kazumasa. Eccolo qua, Kazumasa Oda, centrocampista offensivo, e basta, io lo facevo anche attaccante. Vabbè, di tipo agilità, 949 punti di stamina. Ripeto, perdonate se non sto a switchare come al solito, ma non ho preparato il layout per il telefono. 18.600 punti d'attacco, 13.900 di difesa, 15.003 di forza fisica. Ha un discreto tiro, 7.600 punti di tiro con 5.008 di potenza. Vediamo di qua, abilità di squadra. Se ci sono 5 più giocatori giapponesi di tipo agilità, tutti i giocatori dei parametri della squadra, 15%, tutti i giocatori dei parametri della squadra, tutti i parametri dei giocatori della squadra, più 15%, la super solidarietà classica dei samurai dell'anno scorso. Abilità passiva con in campo Matsuyama, parametri più 20%. Ed è da questo che capite che questo giocatore in realtà è buono. 20% sui parametri di prima, ragazzi, non è poco, è un quinto in più delle statistiche. L'unico problema suo, girano già immagini di gente che lo sta utilizzando, riesce ad arrivare a tirare anche a 30k, a 30.000 punti di tiro in game. L'unico problema è che il tiro ad Osanko è veramente un tiro a foglia morta debolissimo, perché 370 punti portato ad S99 è come se praticamente non esistesse. Formazione a semicerchio, un 1-2, non so perché non usa l'attacco a valanga, visto che è un compagno di squadra di Matsuyama, vabbè, comunque 1-2, e passaggio travolgente sono le sue tecniche speciali. Non è latente, almeno quello, grazie al cielo. Vado a prendere a questo punto direttamente Matsuyama, visto che sono più vicino ai giapponesi. Partiamo prima con i giapponesi, eccolo qua. Così anche chi mi chiede come faccio a vedere sempre tutte le statistiche di tutti i giocatori del gioco, stanno guardando in diretta praticamente come faccio a vederli. Allora, Hikaru Matsuyama, centrocampista offensivo, centrocampista difensivo di tipo agilità. Ne hanno messi fuori pochi ultimamente di giapponesi blu, ma veramente pochini. Allora, non lo vedete, 1200 punti di stamina, corre ragazzo, 20.078 punti d'attacco, 18.003 di difesa, 18.007 di forza fisica. In difesa, buono sia nel contrasto che nell'intercettazione, 7.500 da una parte con 7.000 dall'altra, velocità 5.6, maestria 6.000, ok. In attacco, tutto sommato, normale nel dribbling e nel passaggio, buono nel tiro, 8.152. Visto così, sembrerebbero statistiche che non fanno gridare al miracolo. Viene incontro però la sua abilità passiva, legame nazionale del Giappone. Più sono i giocatori giapponesi in campo, maggiore è il bonus ai parametri della squadra. Non della squadra, dei parametri suoi. Massimo 15% per 5 giocatori giapponesi presenti in campo. Quindi comunque è un giocatore che si sposa perfettamente in una formazione mono giapponese o con prevalenza giapponese. Voi direte, ma da 5 giocatori non è necessariamente prevalenza giapponese. Poi ci arriviamo, è nella pagina dopo questa cosa. Abilità di squadra, grande risveglio dei giocatori giapponesi, tutti i parametri più 15%. Tecniche speciali, tiro rasente gemello dell'aquila, un tiro che non perde impeto dalla distanza e che si effettua in combinazione con Misaki. Per chi ancora non lo sapesse, è il tiro che Misaki e Matsuyama hanno effettuato nel manga nella partita delle Olimpiadi contro l'Argentina. Tiro, tra le altre cose, parato da Galtoni. Giusto per dovere di cronaca. Intercettazione dell'aquila, un'intercettazione di tipo S, anche in questo caso gli servirà tantissimo. Difesa del vero combattente, un contrasto di tipo A. Consiglio, se ce l'avete, un 1-2 a questo Matsuyama ci sta veramente bene. Ci sta veramente bene. Legame, se ci sono 6 o più giocatori giapponesi, parametri di tutti i giocatori della squadra più 3%, ed è da qui che io vi dicevo che questo giocatore si sposa bene in una squadra con prevalenza giapponese, perché con 6 giocatori lui dà il 3% a tutti quanti.
Potenziamento intercettazione automatica, cosa che ultimamente mancava ai giocatori giapponesi, ce l'hanno solo Sawada, Matsuyama, Misaki, Mitsuka, tra un po' anche Sorimachi gliela mettevano, poi che altro è che ce l'ha? Akai, me ne manca sicuramente qualcuno, Mizugi. Se, penso che se mi metto a pensare ancora due minuti ne trovo forse anche un altro paio che hanno l'intercettazione automatica. Praticamente se giocate giapponese potete fare un centrocampo full intercettazione automatica. Vabbè, nel suo caso però un'intercettazione automatica solo al 50%, quindi abbastanza standard. Io questo giocatore così a occhio, non gioco più giapponese quindi non saprei, però ce lo vedo molto bene proprio come trequartista centrale da rompimento di scatole. Da rompimento di scatole, perché ha delle ottime statistiche difensive, non è un problema passare anche delle tecniche difensive a Matsuyama, e se recupera palla sulla tre quarti e per puro errore si ritrova dentro l'area di rigore o nei pressi dell'area di rigore con le statistiche pompate e un tiro che non perde impeto dalla distanza, secondo me in porta arrivano delle discrete minelle. Allora, piena potenza, col full power soccer attivo, tutte le statistiche più 10%, resistenza e malus dei parametri riduce del 5% il malus dei parametri dei giocatori alleati e diminuisce del 3% i parametri della squadra avversaria. È un giocatore straordinariamente completo, sì, anche per i due ruoli che fa, perché riesce a fare dannatamente bene sia uno che l'altro. Ripeto, per me l'ideale è fargli utilizzare tipo l'1-2 per farlo arrivare o in area di rigore o al limite dell'area di rigore per fargli utilizzare meglio il tiro e magari non incorrere nei blocchi dei difensori. Come mediano, ok, ci sta di brutto, per carità, è Matsuyama, vorrei ben vedere che non ci sta bene come mediano, però io veramente ce lo vedo forse meglio come centrocampista offensivo che rompe le scatole. Poi io sono opinioni, ragazzi, sapete che io non do voti, non faccio pagelle, eccetera eccetera. Roberto, l'uomo che mi farà scialacquare 300 Dreamball in questo banner, 150 già ce li ho lasciate per nulla, 150 se tutto va come deve andare ce le lascio questa domenica. Intanto centrocampista offensivo e attaccante di tipo tecnico, e anche la latina tecnica ultimamente si sta elevando parecchio, fa sempre pena da metà campo in giù, però da metà campo in su inizia a essere veramente tanta roba. 1056 punti di stamina, gliene avrei dato un pelino di più, mannaggia la miseria. 20.009 punti d'attacco, 16.008 di difesa, 19.004 di forza fisica. Allora, in difesa, per essere un attaccante, ha quasi 6.000 punti tra contrasto e intercettazione. Gliene avrei anche tolti 1.000 e 1.000 per dare qualcosina in più alle statistiche d'attacco. Nelle statistiche d'attacco è un giocatore ibrido in tutto praticamente, perché ha un buon dribbling, un buon passaggio e un buon tiro. Non è nulla a guardarlo così di eccezionale in tutti e tre, ma la sua abilità passiva è addirittura migliore di quella di Matsuyama. Legame nazionale estero, più sono i giocatori stranieri in campo, maggiore è il bonus ai parametri, massimo 30%. Fino a 5 giocatori. Considerate che queste sono passive, vale sia per Roberto che per Matsuyama. Il 30% in questo caso non va calcolato sulle statistiche base, perché la passiva si attiva a partita in corso. Cosa vuol dire? Vuol dire che il 30% andrà a, come si dice, a sommarsi alle statistiche di base già aumentate delle abilità di squadra. Quindi se voi giocate con un'abilità di squadra al 60%, questo 30% andrà a boostare il valore base più già il 60%, quindi è una specie di boost sul boost, ecco, mettiamola così. Anche lui dovrebbe arrivare abbastanza agevolmente ormai con i parametri e i bonus che girano in capo a tirare a 30k. Lui ha, vabbè sì, abilità di squadra, stessa di Matsuyama, ma per i giocatori stranieri tutti i parametri più 30%, lui come tecnica speciale ha un tiro a palla alta, volendo gli si può, anzi gli si dovrebbe insegnare il tiro rasoterra del Roberto di tipo agilità, e potendo anche il tiro a mezza altezza del Roberto di tipo resistenza, che però è già un pochettino più recente perché è uscito pochi mesi fa, quindi non tutti potrebbero averlo come doppione. Tutti e tre i suoi tiri, tra le altre cose, hanno tutti 490 di impeto, è abbastanza standard su questa cosa ed è buona, è buono come impeto. Nel suo caso chiude il cerchio un dribbling di tipo S, non saprei se mettergli anche l'1-2 con Tsubasa, dipende molto da caso a caso, perché lui al pari di Matsuyama ha un legame
che lo rende particolarmente idoneo in una formazione con prevalenza di giocatori stranieri. Se ci sono 6 o più giocatori stranieri, parametri di tutti i giocatori della squadra più 3%. Resistenza al malus dei parametri riduce il 5% e il malus dei parametri dei giocatori alleati. Il bonus alla barra del full power, ragazzi, quando segni barra del full power più 15%. Cioè, questo è veramente oltre il danno alla beffa per chi subisce gol da questo Roberto. Non solo prende il gol, ma anche un 15% alla barra del full power di quello che gli ha appena segnato. È spettacolare questa cosa. Diminuzione dei parametri, squadra avversaria, parametri meno 3%. Ragazzi, io vi dico la verità, questi due giocatori quando li ho visti mi hanno fatto balzare in mente quello che fu Shingo Samurai nel 2018. So che è un paragone blasfemo, perché Shingo nel 2018, Shingo Samurai era una divinità assoluta in questo gioco. Ora noi la sfera di cristallo non ce l'abbiamo, non è detto che magari da qui a, che ne so, 2-3 mesi siamo a parlare di Roberto e Matsuyama come dei giocatori normalissimi, perché magari nel frattempo ne saranno usciti 30 uguali. Io questo naturalmente non lo posso sapere, però io so che ad oggi vedendo questo Roberto sarei quasi disposto a sacrificare il mio Dreamfest per portarmelo a casa, perché è veramente 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 tanta roba. Ok, dai, la chiudo qui perché non vorrei mai che saltasse ancora qualcosa, considerando che sono attaccato con il cellulare. Ragazzi, mi dispiace per gli inconvenienti tecnici, ripeto, io avevo anche registrato le estrazioni, però alla fine non è uscito niente. Ripeto, un Yamada dai ticket e un Bunnak con blocco S hanno 0 dalle 3 che ho fatto, dalle 4 che ho fatto contando quella gratuita sul banner di Roberto. Spero di riuscire a sistemare questi problemini tecnici per domenica, non dipendono da me, non so se qualcun altro avrà avuto lo stesso problema oggi con BlueStacks. Nel caso proverò, che ne so, a scaricare un altro emulatore, a configurare Nox, visto che già ce l'ho, e Nox a quanto pare funziona. Ah, tra parentesi, la musica di gioco che state sentendo in sottofondo viene direttamente da Nox, non viene dal telefono, perché il telefono al PC non la trasmette. Quindi io sto sentendo la musica da Nox del gioco e sto trasmettendo le immagini col cellulare. Immaginate voi che fantasia che ho dovuto fare, che ho dovuto tirar fuori per registrare questo video. Comunque, vabbè, mi dispiace per questi piccoli inconvenienti tecnici, ragazzi. Mi dispiace veramente anche per aver tardato così tanto nel video, ma non so se è il caldo, se non ne ho la minima idea. Magari Captain Tsubasa è geloso che ultimamente sto dando più spazio a Senseiya Awakening. Comunque, per domenica pomeriggio, imprevisti permettendo, che anche quelli non possono essere calcolati, ci sarà la consueta live. Come sempre inizieremo prima con Sensei Awakening e poi passeremo a Captain Tsubasa Dream Team. Parleremo di questi giocatori, parleremo del Dream Fest, magari se dovessi giocare col telefono proverò magari anche a fare qualche partita online. Pullerò sia su Sensei Awakening che su Captain Tsubasa Dream Team, quindi so che i pull vi piacciono tanto. Mi spiace non averlo potuto portare in questo video, ma recupererò nel caso questa domenica. Ragazzi, spero che a voi sia andata meglio per quello che riguarda le estrazioni rispetto al sottoscritto. Per oggi era tutto, ci vediamo domenica. Pace e belli, alla prossima!